Fusto, stasera la Lamezia vince il recupero della prima giornata. Le tue impressioni? Le mie impressioni ottime, perché temevo questo avversario. Ragazzi in gamba, ragazzi ben allenati, ragazzi veloci. Noi ancora abbiamo qualcosa da far quadrare nella squadra. Purtroppo arriviamo da diversi problemi fisici. Faran era fermo, come tutti avete potuto vedere. E quindi temevo, invece la squadra mi ha positivamente stupito, ha risposto benissimo, ha preso subito il vantaggio e ha gestito comodamente la partita. Nando, stasera abbiamo visto purtroppo tre infortuni, da una parte Catanzaro, dall'altra Lamezia con Rubino e Rappoccio subito. Cosa possiamo dire? Lamezia è un po' sfortunata su questi infortuni. Purtroppo sì, questa è la nota negativa di questa sera. Ci sono toccati purtroppo due infortuni, due uomini importanti come Rubino e Rappoccio, e mi dispiace anche per il giovane di Catanzaro. Purtroppo in una partita del genere, praticamente, non me ne voglia Catanzaro, ma chiusa qua, praticamente subito, sembrato un po' un peccato per tutte le due squadre perdere dei giocatori così in maniera anche rocambolesca nel caso di Rubino. Nando, quando arriva Truccolo? Truccolo, è una domanda che ultimamente sta ricorrendo spesso. Truccolo è praticamente pronto al campo, rientrerà in campo in settimana, anche se la nostra, diciamo, il nostro mercato non si chiude con Truccolo. Noi a breve avrete grandi novità. Già in campo la prossima settimana, quindi c'è la possibilità di vederlo contro la Viola, oppure ancora dovremo aspettare un po'? Non voglio espormi, perché sarà lo staff medico a dare il definitivo via, anche se è regolarmente in allenamento, sta facendo gli allenamenti, sta facendo le sue, diciamo, il suo percorso di recupero. Poi sarà lo staff medico a dover dare il via definitivo e rimetterlo in campo per le partite che contano. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi e una buona serata a tutti e agli amici di Reggio Canestro.